l'evoluzione che possiamo definire social di Rendimax. Qual è stato l'ultimo passo in questa direzione? Abbiamo provato a chiedere ai nostri clienti cosa vogliono dal conto deposito. E questa è una cosa un po' nuova, nel senso che le banche sono spesso abituate a imporre i loro prodotti alla clientela, in particolare alla clientela retail. L'idea è stata sviluppata nel corso degli ultimi mesi, sondaggi, una serie di sondaggi utilizzando i canali dei social, con qualche più di un migliaio, quasi 2000 risposte alle prime domande che sono già state poste. L'idea è quella di configurare insieme con i clienti le esigenze e vedere quali sono gli spazi per trovare una soluzione, per trovare un prodotto costruito sulla base delle istanze della clientela. La pila nei confronti dei conti deposito è sempre crescente, anche sicuramente alla luce delle condizioni attuali dei mercati finanziari e di conseguenza la concorrenza diventa sempre più agguerrita. Quali sono i tratti distintivi della vostra offerta? È vero che la concorrenza sta diventando sempre più agguerrita, io ricordo che quando iniziamo nel 2008 eravamo in uno o due storici. Oggi l'offerta è molto più completa, molto più varia, ma è anche stimolante. Il mercato ci aiuta e ci spinge a fare il meglio possibile per i nostri clienti, di questo siamo abbastanza contenti. I caratteri distintivi, grande trasparenza, Rendimax riteniamo che sia un prodotto di eccellente trasparenza, una gamma di offerta che è la più vasta che ci sia sul mercato. Oggi, contando tutte le varie categorie di prodotto, ci sono 15 possibilità che il cliente ha per scegliere quella tra queste 15, quella che più si attaglia alle sue esigenze. Grande velocità nelle risposte, abbiamo un call center interno che è in condizione di supportare le esigenze del cliente tempestivamente e poi naturalmente le condizioni economiche che noi offriamo. Rendimax ha sempre voluto essere il miglior conto deposito in termini di tasso di interesse che offre alla clientela sul mercato, continua a essere il miglior conto nella globalità, al netto di qualche offerta promozionale che oggettivamente c'è ma che rappresenta un'offerta promozionale limitata nel tempo, riservata a categorie particolari di clienti. Noi vogliamo che i nostri clienti sappiano di poter contare su un'offerta uguale per tutti, di eccellenza assoluta, la massima che possiamo dare al nostro cliente. Come sapete, come sa, noi non investiamo in advertising tradizionale o comunicazione tradizionale, preferiamo dare tutto il possibile in tasso di interesse alla nostra clientela e vorremmo continuare così. E infine le PMI italiane stanno cercando sempre più riparo nel factoring. Come stanno andando le performance di Banca IMI in quest'anno? Ma guardi, la Banca IMI sta facendo molto bene, abbiamo una domanda molto forte per il nostro supporto finanziario, le piccole e medie imprese italiane non solo. In questo momento bisogna fare molta attenzione perché la relativa disponibilità da parte di molti istituti di credito generalisti a supportare la piccola e media impresa sta spingendo molte PMI verso il factoring riservato alle PMI e non ci sono molti operatori che fanno questo mestiere in Italia focalizzandosi sulle piccole e medie imprese nel modo in cui è focalizzata Banca IFIS sulle piccole e medie imprese, cioè in maniera pressoché totalitaria. Quindi bisogna fare molta attenzione perché la domanda è molto forte e non abbiamo la capacità finanziaria e la capacità in termini di equity di supportare e di soddisfare tutta la domanda che c'è. Naturalmente questo va a vantaggio del conto economico della banca, che sta facendo molto bene. Noi ringraziamo Giovanni Bozzi e Banca IFIS. Arrivederci. Grazie.